Ciao a tutti da ParaFranz e benvenuti a questo video. Oggi abbiamo qui un unboxing particolare. No, non è un coltellino, non è una cavolata, ma andiamo subito a vedere che cos'è. Forse qualcuno avrà già capito, non ci vuole molto, stiamo molto attenti. Andiamo a vedere. Oh, cosa abbiamo qua? Usato, si vede che è storico. Ho buttato via il pacchettino ed ecco qua il libro. È La guerra bianca in Adamello di Luciano Viazzi. Questo libro è stato pubblicato per il 50° anniversario dell'inizio della prima guerra mondiale nel 65. Infatti questo qua è una prima edizione, molto bello, è un po' usurato dal tempo, come potete vedere però, oltre alla copertina, per il resto è messo abbastanza bene. Anzi, facciamo così, direi di togliere la copertina che preserverò in una cartelletta. Anzi, mettiamo lì sopra. Ed ecco qua il libro, rilegato bene, dentro tutte le pagine, abbiamo 1915 e vedo che ci sono un sacco di immagini che per esempio, ovviamente non vi faccio vedere tutto perché non avrebbe senso, che per esempio in I diavoli dell'Adamello, che è la Bibbia di questa guerra, ci sono praticamente tutti gli avvenimenti ben spiegati, sempre da Luciano Viazzi. Volevo vedere se questo libro era più preciso rispetto a questo, o meglio, se questo fosse un po' un condensato, ecco. E lo scoprirò in questi giorni di quarantena, ecco. Bene, sono molto felice. Vedo già delle cose molto interessanti, molto molto interessanti. Benissimo, siamo giunti alla fine del video. E se vi è piaciuto, magari vi porterò dei consigli sulla lettura, sui libri della Prima Guerra Mondiale in particolare, che è quella che mi piace di più, sulla Guerra Bianca in Adamello. Ne vedete qua alcuni, questi qua sono diari, ne ho degli altri in giro che devo cercare, poi ne ho altri di immagini prettamente fotografici che sono molto interessanti, soprattutto se si confrontano con le immagini moderne. E niente, fatemi sapere se questo tipo di video vi piace. Ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi sulla pagina Facebook e se vi va di seguirmi anche su Instagram. Commentate. Grazie, alla prossima.